L'ufficio anagrafe del Comune dell'Aquila fa sapere che il Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha comunicato che nel periodo compreso tra ottobre 2017 e febbraio 2018 sono state emesse 299.400 carte di identità elettroniche valide per l'espatrio, di cui 831 del Comune dell'Aquila con un difetto nel chip. Quest'ultimo infatti contiene una data di emissione diversa da quella correttamente riportata sul fronte del documento. L'eventuale sostituzione è gratuita. Gli uffici specificano comunque che il difetto è di lieve entità sul piano tecnico ed irrilevante per l'utilizzo della carta quale documento di identità fisica e digitale. La direzione centrale ha diramato a tutti gli uffici di polizia di frontiera nazionale e a tutti gli uffici diplomatici e consolari l'elenco dei numeri di serie delle carte di identità elettroniche difettose al fine di ridurre il rischio di inconvenienti o disagio ai cittadini titolari. Per verificare in tempo reale se la propria carta rientri o meno tra quelle sovrindicate è possibile collegarsi al sito www.cartidentita.interno.gov.it. Accedere al servizio verifica CIE inserendo codice fiscale e numero di serie della carta d'identità elettronica.